uomini che hanno scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di faide e di famiglie sparse come tante biglie su un'isola di sangue che fra tante meraviglie, fra limoni e fra conchiglie, massacra figli e figlie di una generazione costretta a non guardare, a parlare a bassa voce, a spegnere la luce, a commentare in pace ogni pallottola nell'aria, ogni cadavere in un fosso. Ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno, con dedizione contro un'istituzione organizzata, cosa nostra, cosa vostra, cosa è vostro e nostra. La libertà di dire che gli occhi sono fatti per guardare, la bocca per parlare, le orecchie ascoltano, non solo musica, non solo musica. La testa si gira, è giusta, la mira, ragiona. A volte condanna, a volte perdona. Semplicemente pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Pensa che puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più. Di uomini che sono morti giovani, ma consapevoli che le loro idee sarebbero rimaste nei secoli come parole iperbole, intatte, reali, come piccoli miracoli, idee di uguaglianza, idee di educazione, contro ogni uomo che eserciti oppressione, contro ogni suo simile, contro chi è più debole, contro chi sotterra la coscienza nel cemento. Pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Pensa che puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani. Ci sono stati uomini che hanno continuato, nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato, se hai paura di una bomba, di un fucile puntato. Gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che la giustizia, no, non è solo un'illusione. Pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Pensa che puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani. Pensa. Puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani, pensa. Due giorni dopo, ai funerali del giudice, della moglie e degli agenti di scorta, Palermo si è fermata e con lei l'Italia intera, commuovendosi di fronte alle parole di Rosaria Schifani, vedova dell'agente Vito Schifani. Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio, però. Se avete il coraggio di cambiare, loro non cambiano. Ma non era ancora tutto, e nessuno poteva aspettarsi quello che sarebbe successo. Raccogliendo financo fra le mie braccia gli ultimi respiri di Giovanni Falcone, pensai che si trattava di un appuntamento rinviato. Il 19 luglio 1992 l'asticella dell'orrore segnò un nuovo primato, e a morire fu Paolo Borsellino con 5 agenti di scorta. Ma non c'è assolutamente speranza per questa città. È finito tutto. Perché è finito tutto, dottore Capornetto? Perché è finito tutto? Perché non mi faccio dire altro. Non mi faccio dire altro. Le stragi del 1992 sono l'apice dell'intimidazione delle mafie allo Stato.
Un confronto spesso impari, una battaglia costata centinaia di vite umane tra magistrati, politici, giornalisti, forze dell'ordine. E anche tanti cittadini comuni, persone normali, civili, come in una guerra. Forse molti ragazzi hanno scoperto quel giorno il significato della parola mafia, sentendone sulla pelle l'angoscia e la rabbia. Per la storia repubblicana, la lotta alla mafia è stata una rincorsa costante della legalità, una sfida combattuta da eroi silenziosi sull'onda di una continua emergenza. Un cammino non ancora compiuto, lungo 70 anni, che si può raccontare soltanto riavvolgendo all'indietro il nastro della storia. Thank you.